siete venuti, grazie ai vostri insegnanti. Loro sono due scrittori, il signore e il sottoscritto siamo incaricati della biblioteca. Che cos'è il CIEB? Una parola per capirci. Il CIEB è il Centro Egittologico Italiano Giuseppe Botti. E Giuseppe Botti è venuto a scuola qui dove siete seduti voi 100 anni fa. Quindi abbiamo preso questo personaggio che è di nome Tosso, delle più forze chiesero, io mi chiamo Dario, di cognome Conte, un cognome abbastanza comune in Italia, e volevo chiedervi subito per interagire che differenza passa secondo voi tra voi e i ragazzi di 3500 anni fa. Invece qualcuno lo sa, qualcuno lo pensa, qualcuno ha idea. Bene, ve lo dico io. Voi avete il telefonino, no? Avete le cuffie, avete il tablet, avete tante cose moderne, però avete le stesse identiche aspirazioni dei ragazzi di 3500 anni fa. Anche loro volevano diventare cuochi del faraone, volevano diventare professori, quindi sacerdoti, volevano diventare, non lo so, pescatori, operai, costruttori di piramidi, qualsiasi cosa. Noi uomini siamo una specie che ama il racconto, infatti. Ci siamo evoluti così. Il nostro cervello ha un bisogno continuo di storie. Miliardi di persone oggi costruiscono le loro narrazioni su Facebook, sui social. Se io faccio una lezione di storia basandomi su considerazioni economiche, sociologiche, politiche, l'uditorio in genere fatica a comprendere il periodo storico. Ecco che se io racconto la storia di un uomo che è vissuto in quel periodo, le sue avventure, le sue relazioni, i suoi pensieri, allora l'uditorio si fa più attento. Attraverso queste avventure comunico più facilmente le caratteristiche dell'epoca storica. Noi che scriviamo romanzi per ragazzi sappiamo anche quanto sia importante l'identificazione con il protagonista, in modo particolare per un ragazzo e per un giovane. Ecco perché, se vogliamo rivolgerci a questo lettore, a questo studente, dobbiamo introdurre il protagonista della sua età nelle storie che raccontiamo. Lo abbiamo fatto anche nei racconti che abbiamo scritto sugli antichi egizi, che presenteremo. È Iside, la sposa di Osiride, che conduce questa ricerca. In questa storia c'è molto della visione del mondo degli egizi. Ma come fare a rendere questo racconto più accettabile, più comprensibile per i ragazzi di oggi? Noi lo abbiamo fatto. Allora, buongiorno, io sono Mariella Ottino e vorrei dire poche parole per spiegare il perché dei nostri racconti ambientati nel passato e rivolti a ragazzi. Si tratta di un viaggio in Grecia con la mia famiglia. Io facevo le medie e non sapevo ancora niente della civiltà greca, ma alla televisione davano allora quell'Odissea famosa che ha fatto il giro del mondo. Ed ecco che la rocca di Micene, la porta dei Reoni, la reggia di Pilo hanno acquisito ai miei occhi un enorme fascino. Non erano delle antiche pietre. Lì avevano vissuto i personaggi che avevo cominciato a conoscere e amare e che non avrei più abbandonato nel corso di tutta la vita. C'è un secondo ricordo. L'incontro con un allievo, un ex allievo, ormai un giovane adulto, che aveva lasciato dopo la terza media gli studi, che lavorava e durante le vacanze viaggiava molto. Ma che mi ha detto, in tono deluso, una strana frase. Boh, il mondo alla fine è tutto uguale. Ho scoperto che lui del mondo visitava le spiagge e le discoteche, che alla fine possono anche apparire tutte uguali. Musei e siti archeologici lo annoiavano. Ma perché? Mi sono chiesta. Perché non parlava alla sua fantasia, né al suo cuore,
non erano intrecciati a racconti di vita, la vita di personaggi famosi o di persone comuni. Il mondo per lui era un deserto. Il passato non gli diceva nulla, non riusciva a legarlo al suo presente, quindi anche il presente appariva angusto e incomprensibile. Quel ragazzo era un albero senza radici, senza linfa vitale, e stentava a produrre frutti, e cioè a dare un senso, un significato alle sue abitudini, al suo modo di pensare, alla sua stessa vita. Quel magico intreccio che ci lega a chi non c'è più e a un mondo passato di cui gli antichi egiziani avevano tanta cura, non alimentava il suo presente. Insegnavo da poco, ma sono stata folgorata come sulla via di Damasco. Questo dovevo fare, raccontare, entrare nella realtà della vita di uomini e di donne e di civiltà, e attraverso quei racconti farle vivere e porre domande a chi non c'era più, attraverso le cose intese in senso lato, i monumenti, i palazzi, le tombe, ma anche gli oggetti della vita quotidiana rivivono le persone. Ma le persone fanno rivivere le cose che hanno visto e usato. E noi, spalancando finestre e porte sul passato, viviamo più di una vita. E proprio come gli antichi egiziani, oltrepassiamo i limiti dell'esistenza terrena, che per lunga che sia, è sempre troppo bella. Grazie. Ha già detto molto l'amico Dario e i nostri due ospiti scrittori. Vorrei essere anche un po' informale in questa lettura, e magari lo sarò anche. Mi fa piacere vedere tutti questi ragazzi, questi giovani. Sì, siete belle persone. Quello che hanno detto gli amici qui è un'esortazione anche, non moralistica, ma a ritrovare quella cosa importantissima, vitale, secondo me, la linfa di ogni uomo, di ogni essere umano, che è la memoria. Noi non siamo ora solo qui, ma siamo anche stati e continuiamo a essere, e lasciamo qualcosa che continuerà. Questo è il discorso umanista, io credo al di là di ogni idea. Gli uomini sono tali perché recuperano memoria, rivivere un racconto, rivedere un quadro, un monumento, avere l'empatia di trovarsi nel luogo che viene descritto, come magari proverete a fare ascoltando il primo racconto. La piccola guida di Iside. All'inizio dei tempi gli uomini vivevano come dei brutti, come animali si affannavano sulla terra, nudi e spaventati, affamati, spesso prede e bestie feroci. In quei tempi bui. Poteva accadere che nel loro vagare senza meta gli uomini si perdessero in regioni inospitali piene di pericoli e andassero incontro ad una dolorosa, il dio Ra, che pure spandeva la sua luce sulla terra, dopo aver generato gli uomini. Una volta che aveva pianto, non si era più preoccupato di forse. Per questo motivo l'umanità doveva affrontare tante sofferenze per sopravvivere, perché aveva avuto origine dalla sofferenza di un Dio. Questo prima. Come provare la gioia della preghiera, come costruire templi per creare un contatto. Dal loro mondo, Osiride e Iside scesero nella terra d'Egitto e le acque del Nilo fecero fiorire il deserto. Osiride insegnò a coltivare il grano per avere pane, a coltivare la vite per avere vino, a coltivare l'olivo. Thank you.